A tutti bentrovati, un fiume di aria fredda in deflusso dalle latitudini artiche sta attivando questa vasta circolazione di pressionaria già in azione sul Mediterraneo, dove subisce l'apporto, vedete, anche di un contributo dal Nord Africa. Ebbene, questa depressione, o per meglio dire questo vortice, poiché si tratta di una figura presente a tutte le quote dell'atmosfera, risulterà determinante per il tempo sull'Italia, almeno per tutto il weekend e anche nei primi giorni della prossima settimana. Diversi infatti saranno gli impulsi che si innesteranno entro questa circolazione, il più significativo è quello atteso per la giornata di domenica 5 maggio, perché seguito direttamente dall'aria artica, quindi aria decisamente fredda per la stagione, la quale potrà dar luogo anche a nevicate sino a quote basse sulle regioni di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano, addirittura sino in collina sull'Emilia-Romagna. Lunedì 6 l'impulso freddo sarà ancora attivo sul nord-est e sulle regioni centrali, specialmente quelle lungo l'asse adriatico, con ulteriori occasioni nevose, questa volta però per l'Appennino centrale. Poi martedì 7 subentrerà un intervallo per interposizione di un promontorio anticiclonico di tipo mobile. A seguire però altre presenze si proporranno dall'Atlantico, accompagnate però da un altro tipo di circolazione, nel complesso più mite, ma nuovamente più umida, la quale potrà quindi spingere nuova nuvolosità verso le nostre regioni, a partire da quelle settentrionali, dove non mancherà anche qualche pioggia a partire proprio tra mercoledì e giovedì, ma di questo naturalmente ne riparleremo. Veniamo ora al riassunto previsionale. Questa è la giornata di sabato 4 maggio, vedete tempo instabile su gran parte del territorio nazionale, ma con schiarite che si affacciano a livello delle Alpi occidentali e sulla Valle d'Aosta. Tendenza a variabilità positiva, quindi con schiarite anche sulla Sardegna. Le temperature sono previste in lieve generale diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Domenica 5 maggio, ecco l'impulso freddo che guadagna le regioni di nord-est, la Lombardia orientale, l'Emilia-Romagna e la Toscana, con rovesci, locali temporali e anche nevicate che, come abbiamo detto, potranno spingersi sino a quote prossime a 400-500 metri, addirittura sino a quote collinari, quindi 200-300 metri, ma naturalmente a livello locale, in Emilia-Romagna. A seguire i rovesci in marcia verso il centro, ma con quota neve ancora limitata alle cime appenniniche, tempo più soleggiato al sud e sulle isole. Dal pomeriggio schiarite sulle regioni di nord-ovest, in estensione poi anche al versante settentrionale tirrenico. Infine, la tendenza per lunedì 6 maggio, con l'instabilità ancora attestata tra le regioni di nord-est e il centro, in parziale estensione alle regioni meridionali, più soleggiato sulle regioni di nord-ovest, in Toscana e in Sardegna. Attenzione, le temperature sono su tutta l'Italia inferiori alla media, anche di diversi gradi, quindi farà freddo, copriamoci. Con questo è tutto, l'appuntamento è per il prossimo video, sempre su questo canale. A tutti voi cordiali saluti, buon weekend e a risentirci da Luca Angelini.